Riccardo Signoretti a Domenica Live, Avenger farà delle altre rivelazioni shock. Nella puntata di Domenica Live del 4 febbraio 2018 c'è stato un vero e proprio processo a Avenger e a quelle che sono state le sue dichiarazioni su Francesco Monte e non solo. In studio il dibattito è stato davvero molto acceso, molte le opinioni, anche diverse tra di loro. Chi sta dalla parte di Avenger è sicuramente Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo. Signoretti ha fatto delle importanti rivelazioni, che sono passate in secondo piano visto che in studio tutti urlavano ma che sono molto interessanti. Signoretti infatti ha raccontato, io non so che cosa stia succedendo a Eva, mai era successo prima che una concorrente fosse isolata in questo modo. Va bene non vedere i parenti ma non poter neppure parlare con loro. Ieri mi ha chiamato Massimiliano Caroletti, aveva la pressione a 190 perché non aveva potuto vedere sua moglie e mi ha detto che Eva parlerà. Queste le parole di Signoretti, che ha poi aggiunto anche altro, io penso che dovrà succedere ancora molto altro. Massimiliano mi ha detto che Eva parlerà, forse prima dovrà consultarsi con i suoi avvocati. Ma ha già anticipati all'orecchio di suo marito alcune cose, che vuole dire e vi assicuro che in questa storia non c'è solo Francesco Monte e ci sono delle rivelazioni da fare che nessuno si aspetta. Io non so se parlerà lunedì nella diretta dell'Isola dei Famosi ma ci sarà molto altro da dire. Ultime news sull'Isola dei Famosi 2018 da Domenica Live. Cosa avrà Eva da dire? È chiaro che c'è davvero moltissima curiosità in attesa delle dichiarazioni che l'Avenger farà sull'Isola dei Famosi. Venerdì sera Alberto Dandolo, da Dagospia, aveva rivelato che Eva non avrebbe detto nulla e che avrebbe anche taciuto dopo la famosa riunione a Mediaset, ma a quanto pare le cose andranno in modo diverso. È possibile che ci siano davvero delle rivelazioni scioccanti oppure questa storia finirà a tarallucci e vino, com'è più probabile? Nel frattempo a Domenica Live si discute del caso e anche Riccardino, il figlio di Eva, con una lettera ha voluto dire la sua manifestando tutta la sua vicinanza a sua madre.